pesava quello zaino sulle spalle per la strada della scuola e la maturità. Odiavo ogni professore, non lo dico, forse una minaccia alla mia libertà. Ed ogni sera sopra lo schermo vedevo eroi della mia età. E io di certo ero diverso, ma ci credevo in una vita come il cinema. Ma qui non è così. Non c'è il lieto fine poi, il buono perde. La Viola, nuova prof di italiano, chissà che tipo è, quindi la ragioneria mi sembra simpatica. Bisogna vedere, certo, con quella di prima la frase anni, se per noi, sempre con quei testi verifica, sommativa, come diceva lei. Meno male che siamo alla tasca, pure che fa. Sono tutti uguali, prof, non si illudere. Siamo i ragazzi di oggi, siamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, piegare la nostra passione. Nuova gente, provare con l'emozione, restare amici di tutti. Ma tanto la prima volta che abbiamo il treno, ciao domani, ciao. Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema vuoto, seduti in qualche bar. Ma vi dice, pensavamo di stare
la fine, dopo quello che ha fatto passare la Fabiana, è vista, la poesia è bella, lo capisce per Verona. Professoressa, dopo che siamo per domani? Ascoltatemi, i vostri giorni nel cassetto. Prendetevi e mettetevi su un quadro di carta, sono i compiti per domani, va bene? E chi non ne ha? Si ripenta, fa un compito di fantasia. A domani, buona giornata. Arrivederci. Volevo ringraziarla, la poesia, quello che ha detto sui sogni. Fa piacere che ti sia piaciuta. Va bene, ciao. Ciao. Ah, mi raccomando, i sogni per domani. Se riesci a trovarne uno. Raga, posso fare uno sciopero e stai all'arrivo, lo fanno. Ma che, l'hanno già fatto. Oggi dobbiamo portare i nostri sogni per fare sciopero. Sul compito ho scritto che voglio fare la giornalista, ma la faccia della laurea in medicina e chirurgia che pretenderebbe mio padre. Dai ragazze, nessuno ci ha mai chiesto di parlare dei nostri sogni. Professoressa, ci contiamo la bottega della matematica, ma facciamo sciopero. Ragazza, la bottega non aderisce a nessun sindacato. E poi gli faticati non sono messi a priori. Anche questa volta è leggero. Gira tutto intorno, tra me e me che pensa quello che mi aspetta in questa sera che mi visto senza fretta, per ogni giorno che passerò, spero che possa riavere questa voglia che ho, visto che so che questo cielo si dimentica. Pensa oggi che come ti venderò, ma tu preferisci fare sempre analisi strutturale della lingua italiana. La verità è che a quello va avanti in inglese. Buongiorno. Allora, com'è andata? Ne avete portato i nostri sogni? Sì. Va bene, ora vedremo. Molto bene. E tu invece? Io soffro di sogno, non sogno mai. Ma come? Mi stai dicendo allora che quelli sogni possibili sono quelli che facciamo inconsciamente? E ci sono sogni ad occhi aperti, sai? E chi non li fa? Significa che in fondo dormi più degli altri. Forse anche più durante le insonne. Pensaci bene. Va bene, cercherò di svegliarmi. Bene. Ora, visto che mi avete regalato i vostri sogni, ve ne voglio dare anche io un mio regalo. È la frase di un poeta che vi fa sognare e conservare questa capacità per tutta la vita. Servisca come l'amministratore dei miei sogni. Ora, prendete carta e penna. Breve. Beh, arriverò la domanda, sto mi sto ma ricordatevi, non cancellate mai la vostra mente. Dovete saper convincere gli altri che quello che state facendo è giusto. E
per convincere gli altri dovete essere chiari. E per essere chiari dovete saper parlare e scrivere bene. E quindi vi ho dimostrato come anche l'odiata, odiatissima analisi